mio Dio, ragazzi, sto veramente un incubo cercare di sbloccare questa skin. Cioè, non ci posso credere. Il bunker l'ho visto per puro miracolo. Non ci sono neanche entrato. Ho visto solamente le scale, perché poi un tizio ovviamente ha trovato un combat e mi ha letteralmente ucciso. Però ormai la missione l'avevo fatta e non ci sono più andato. Poi devo recuperare i poteri mitici di Magneto e pensavo li vendessi solamente lui, ma non immaginavo che ci andasse tutta quanta Robby. Ho passato letteralmente la prima ora a cercare di recuperare quei guanti. In sostanza, il primo che arriva veramente meglio alloggia. Ed è stato letteralmente un incubo. Cioè, le uniche volte che sono riuscito a uccidere qualcuno e a recuperare i guanti, la missione non me la contava, perché dovevo letteralmente acquistarli io. Il bello è che non pensavo che si potessero trovare anche nelle ceste, quindi ho passato letteralmente un'ora a impazzire per niente. È stata una mia amica a dirmi che l'ha trovato davanti alla cesta, letteralmente per terra. Io in quel punto sono impazzito, no, vaffanculo. Questo video lo farò poi. Ed ecco il motivo per il ritardo. In sostanza, mi sono arrabbiato, ho sbloccato la skin e adesso andiamo a provarla in partita insieme ai poteri mitici. Anche se quelli li ho già provati, ma sono dettagli, noi facciamo finta di no. In più nei negozi abbiamo anche un'altra. Eccola qui, mi è apparsa letteralmente davanti. Questa andiamo a provare in un prossimo video, perché l'arma X non può non essere il mio armadietto di Fortnite. Come si può vedere anche qui sopra, l'unica cosa che mi manca da sbloccare, ma credo che sia anche la più inutile che sbloccherò poi, è solamente la mimetica. Però la cosa che mi piace è che devi andare nei cosi di Stark, e questo mi fa veramente impazzire. Non vorrei farlo, però, per vedere se esce qualche dialogo strano. Però no, per il momento non abbiamo. Tra l'altro oggi è anche il 4 luglio, quindi capitano, accompagnami in una bellissima vittoria reale. Direi che ho già perso fin troppo tempo, ragazzi, quindi è giusto andare in partita e andare a fare una vittoria reale con la skin di Magneto, visto che l'ho già provata settimana scorsa e sono arrivato secondo, mamma mia, per colpa di chitarra e bug. Però stavolta la chitarra non c'è più, quindi andiamo in partita. Sono carico e provo a fare questa vittoria reale con Magneto. Oh mio Dio, allora questa è letteralmente la mia prima partita della giornata e sinceramente qui non ci voglio più atterrare finché quel posto non lo distruggono. E volevo andare a vedere un attimo il bunker dove c'era l'arma X, ovvero Wolverine. Non starò qui a spiegarvi ogni volta l'arma X, Wolverine, eccetera. L'arma X è Wolverine. Però a questo andremo a parlare magari nel prossimo video, dove andiamo ad acquistare la skin. Ora io atterro lì, se è un po' lontano spero non ci atterri nessuno. Spero che tutti quanti abbiano fatto le missioni. Avevo una atterrare lì sopra e poi scendere lì. Ma a sto punto atterrò qua, visto che ci sono anche due ceste e tre cose. Andiamo un attimo, prima di tutto vediamo se c'è qualcuno, che non c'è nessuno. Oh, c'è l'assalto. I dettagli sul muro degli artigli di Wolverine. La banana qui che è palesemente un riferimento a Banita e del trailer della stagione Marvel, che c'ha Banita con gli artigli di Wolverine. Chissà se poi quella skin ce la porteranno mai, ma anche come picconi, sarebbe veramente molto bello. Vabbè, non credo ci sia altro da vedere, qui non noto niente paragonato ai fumetti oppure al film, quindi direi che posso anche andarmene via. No, se qui c'è qualcuno che si sparava, ormai sarà andato via. Oddio, non so perché mi sta salendo quell'ansietta. L'ansietta di inizio partita dove non trovo nessuno. Poi sicuramente arriverò all'endgame e mi ammazzerà il primo che incontro. Andiamo dove si sparano, vai! Quella! Può essere un potenziale headshot, però mi ha sparato qualcun altro. Da dove? Eccolo lì. A me viene l'ansia, però, cioè io sento rumori di gente che scivola nella neve, che scudini. Cioè, ma che strane trucchi mi faccio? Lo so io, ragazzi. Anime e patatine. Allora, c'è un piccolo problema. Sto diventando troppo sicuro di me. Quando divento troppo sicuro di me, vuol dire che succede solamente una cosa. Ovvero, schiatto. Oh cazzo. Oh. Bello, fammi caricare un attimo il cecchino. Oh, scacco, vai, forza, 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 via, via, via. Non è, se, cioè, gli ho fatto male, però se entrava un altro colpo questo schiattava. Però ho 18 di vita, quindi meglio evitare. Aspetta che magari c'avevo il cecchino a scarico. Quello lì stava lì a guardare, bella lì, cecchinabile. Invece no, il cecchino doveva essere per forza a scarico. Va bene. Abbiamo scelto anche 3 pozioni a 50. Che mi servirebbe un medikit, eh. Però non voglio. Cioè, vorrei tenermi un attimo queste qui. Le granate elettriche, nel caso di incontrare qualcuno in macchina, però.
Questa è veramente dura, è una scelta molto difficile. Che palle, non so cosa scegliere, se tenere... Facciamo una cosa, magari prendiamo il medikit. Spero di non aver fatto una cavolata, Spero di non aver fatto una cavolata, Coraggio miei X-Men, il signore del magnetismo vi chiama. Eliminiamo questi Omni Sapiens e prendiamo il controllo del mondo. A me si spara solo da qualche parte, così capisco dove devo andare. Perché ho una strana sensazione che quella mia roba mi serviva? Questa ora non può sparare perché sono io in macchina, a meno che non gli venga la brillante idea di spararmi, però no, mi sa di no, Lo sapevo che dovevo portare... Ma porca... No, succede... No, non voglio morire... No, mi sono rotto le palle, porca miseria. No, è materia... No, dove... No, perché... Oh, Magneto, non devi correre, Magneto! Magneto, devi correre! No, a parte che c'era il muro, non capisco come abbia fatto a oltrepassarlo. E poi il personaggio non mi correva. Ci stava lì a camminare bello a farsi la sua passeggiatina. Tra l'altro mi ha ucciso uno con la skin di Persephone. E se non siete andati a vedere il video, vado ad acquistare la skin di Persephone. Lo trovate in descrizione. Ora che palle. Ho capito, ragazzi. Ho capito cos'è che non va a Magneto. Questa roba è troppo pesante. Ecco, ora sì che è molto più leggero. E torniamo in partita. Dai, questa vittoria reale non si fa da sola. Comunque, ragazzi, va sempre a finire così. Alla fine lo sapevo, dovevo tenermi le impulso elettriche. No, invece io buttate via per il medikit. Amen. A sto punto vado a Campi Candidi. Vediamo se riesco a recuperare il pompa della tigre lì, di Omar, dell'uomo tigre, come si chiama. E stavolta seguirò il mio istinto. E se voglio tenermi qualcosa nell'inventario, me lo tengo. Sono troppo basso. Porca miseria. Ma va, ok, ho fatto vedere un colpo. Come ho fatto a mancarlo? Non spero che ne venga nessuno a rompere le palle. Allora, stavolta questi me li porto e chi se ne frega. Tu, vieni qua. Più o meno. Uella, 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 da dove mi stai sparando? Dove sei? Palesati davanti al signore del magnetismo. Niente, nessuno. Cioè, non è che voglio il pro player di turno, ma anche, non lo so, un player normale, a casissimo. E non c'è nessuno. Da dove mi sparavano? Sono sicuro che mi sparavano di qua. Attenzione, vedo qualcosa in fondo. Costruzioni. Vabbè, però questa non vale, era FK. Bell'inventario però. Tra l'altro molto strano, non ho ancora trovato i poteri di Magneto in giro. Oppure qualcuno che ce l'aveva. Cioè, solo tutti quanti hanno fatto la missione, non so che caga più nessuno. Cioè, in sé per sé non so dove vale sti poteri, Allora, mi sembra una scena già rivista prima, nel senso, trovo solamente bot, non c'è nessuno, siamo in 21. Ah, ecco quei poteri di Magneto. Cioè, almeno a scrutarli da lontano per capire dove sono. I medaglioni li hanno recuperati tutti, sì? Ce n'è uno qui. Uè, da dove? Ah. Non ci credo, mi ha tolto un botto di scudo, ma che palle. Era esattamente quello che volevo fare. Vado a costruzioni, ma non vedo player. Ah. Ok, ragazzi, siamo entrati nella fase più epica del Battle Royale. Siamo rimasti solamente in 5. Massimo sforzo, ce la possiamo fare. In questi casi basta stare calmi, sangue freddo, non farsi prendere dal panico e non avere paura. E se riesci, prenderti qualche bel bot che ti accompagni. Tra l'altro, se non sbaglio, il bot può usarlo. Vieni qua, sali in macchina. Il bot può usarlo, il cannone qui. Mi sembra. Secondo me quelli di Epic in questa season saranno impazziti a cercare di fare... Oh, attenzione, attenzione, abbiamo un player davanti. Va bene, quello col quello col medaglione è qua, è davanti a questa città.
Niente, non ce la faccio. Porca miseria. Va bene, ok, ho capito. Ma che cazzo? Oh cazzo, no, 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 no. Aspetta che qua non so se muoio. Ma che non ne approfitto che c'è la nebbia. Ok, ho fatto un bel danno anch'io. Wow, let's go, baby! Non ci posso credere. Non ci credo. Let's fucking go! E chi se lo aspettava che avrei fatto vittoriale col cecchino poi? E ragazzi, andiamo a fare vittoriale anche con il vero Magneto. Mamma mia, allora io finirei qui il video, ragazzi. Però voglio andare a provare anche i poteri di Magneto. Cioè dai, forza, cioè non li ho proprio fatti vedere a nessuno. A sto punto potevo levarmi le... come si chiamano le cose, dai, su, granate elettriche e portarmi i poteri di Magneto. Oppure portarmi un medikit, visto che stavolta mi serviva un medikit. Ma avevo le bombe elettriche. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Prima mi serviva la bomba elettrica e avevo il medikit. Mo mi serviva il medikit e avevo la bomba elettrica. Poi avete visto? Cioè era la roba lì che pesava a Magneto. Ecco perché non riusciamo a muoversi molto bene. Io la vorrei azzardare al campo di battaglia del mastino. Però visto che noi intanto andiamoci. Se vediamo che c'è troppa gente, andiamo da tutt'altra parte. Assento deltaplani. E oddio, in realtà ne vedo solamente uno. Ecco, ora ne vedo un po' troppo. No, no, ragazzi, c'è gente. C'è tanta gente qui. Forse è stata veramente una pessima idea atterrare qui. Questo già scappa. Oh cazzo. Ok, Bruce. Oops. Vediamo un po'. Dai, se scappi così vuol dire che c'hai poteri, no? No. Non avevo poteri, mi si è pure bloccato il gioco. Ora, non capisco se è una cosa di Fortnite oppure del mio computer che sta per esplodere. Giusto per tranquillizzarmi un momento, ragazzi, scrivete qui sotto nei commenti se anche voi ogni tanto si frizza il gioco così oppure dovrei, non lo so, fare qualcosa io al mio computer. Dai, nel mio mirino, come fa a non morire? Se sta sopra di te, amico mio, non vale, mi dispiace. Io ho i poteri! Assaggia questo! No, troppo... Assaggia questo! E anche questo! E anche questo! E anche questo! Mi stanno ammazzando, vero? Sì. Però, se devo andare... Tac, ho preso i poteri. Mica con sti poteri è veramente un botto lontano. Porca miseria. Potere di Magneto. Attimo la tua tregua. Dammi quello che è mio! No! Chi-ha! Questo che cazzo era? Ha sfigato! Cazzo! Ma che è successo? No, no, ragazzi, si è buggata la macchina nella mia costruzione. Non sono riuscito a salire. E poi non ho battuto manco il muro. Che palle. Ragazzi, questo video può terminare qui. Spero vi sia piaciuto. Abbiamo fatto la nostra vittoria con il bellissimo Magneto. Prossimo episodio ci andiamo ad acquistare la skin di Logan, di Wolverine, dell'Arma X. Magari vi racconto anche qualcosa un po' di lui, visto che la gente l'ha criticato tantissimo. Mi raccomando, scrivete qui sotto nei commenti se anche voi siete diventati matti per sbloccare questa skin. E niente, direi che questo video può anche terminare qui. Non dimenticate di lasciare un bel like, iscrivetevi al canale, condividete questo video con i vostri amici. E ci vediamo nei prossimi giorni con un prossimo video, con la vostra amica di Spider-Man di YouTube. Tutto bella, raga. Scusate per questo intro un po' veloce, ma devo correre al lavoro perché è tardi. Flash is fast, flash is cool. Francois Sabah, flash ain't no dude, and you don't stop. Sure shot, go out to the parking lot, and you get in your car and you drive real far.